Sempre all'evento a cui ti abbiamo invitato a Roma di questo dicembre, ci hai illuminato parlandoci della svalutazione che potrebbe esserci a fronte di un'uscita dall'euro, della nostra nuova moneta sovrana e appunto della possibilità, innanzitutto bisogna dire che, come ci hai ricordato, che la svalutazione avviene nei confronti di un'altra valuta. Quindi ci hai ricordato che sarebbe possibile, in linea teorica, svalutare rispetto ad una valuta mentre magari tenere un cambio fisso con un'altra valuta. Potresti raccontarci se esiste qualche esempio storico di questo e anche come sarebbe possibile, ad esempio, svalutare rispetto alla nostra nuova moneta italiana rispetto ad un marco e invece tenerla attaccata a cambio fisso rispetto ad un dollaro? Sì, la ragione per cui quando mi avete invitato ho accennato a quella possibilità è che di solito quando si parla della possibilità di uscita, uno degli spauracchi, che ha peraltro dei fondamenti, che viene agitato è quello dell'aumento verticale del prezzo delle materie prime, in particolare dei prodotti energetici. Ci si dice cioè se ci sganciamo dall'euro, una delle prime conseguenze è che i prodotti energetici che vengono contrattati in dollari immediatamente costeranno di più per la nostra economia che, come dicevamo, è un'economia cronicamente dipendente da gas e da petrolio che vengono comperati all'estero, sarebbe naturalmente un grande problema. Addirittura, a dispetto del fatto che le esportazioni potrebbero migliorare, il peggioramento delle importazioni potrebbe essere talmente tale da peggiorare anziché migliorare la bilancia commerciale. E in ogni caso si dice, ed è questo in genere il punto che viene sottolineato, l'aumento del prezzo delle materie energetiche, dato che entra in realtà nella produzione di un po' tutti i prodotti italiani, finirebbe per provocare una fiammata inflazionistica sul territorio. Buona parte delle merci che troviamo anche nei nostri supermercati sono trasportate su gomma. I camion si riforniscono di benzina ai distributori, se la benzina costa di più, evidentemente anche i prodotti che troveremo al supermercato costano di più e questo genererà una fiammata inflazionistica che ridurrà, in qualche modo incenerirà il potere d'acquisto, in particolare dei redditi fissi, cioè in ultima istanza dei salariati. È vero questo? La risposta è dipende, dipende. È evidente che una volta usciti dall'euro, una volta saltato il sistema della valuta unica, è verosimile pensare ad una sorta di overshooting delle altre valute, delle valute forti rispetto alla valuta italiana. Cioè a una svalutazione eccessiva iniziale della valuta italiana rispetto alle altre valute forti e anche rispetto al dollaro, e dunque a un aumento vertiginoso almeno iniziale del livello dei prezzi. Naturalmente questa è un'ipotesi che capisco possa spaventare, però in realtà credo siano possibili delle contromisure, perché in realtà è vero che ci sono in questo momento economie al mondo che lasciano fluttuare liberamente le proprie valute. Il Canada, per esempio, lo fa. La Svezia lo fa per evitare di entrare nel cosiddetto R2, cioè per evitare di dover adottare l'euro. Questo è uno degli aspetti più curiosi della storia dell'area della valuta unica. Ma è vero anche che probabilmente il miglior sistema di cambio per un paese come l'Italia, una volta uscito dall'area della valuta unica, non sarebbe quello di lasciar fluttuare liberamente, almeno inizialmente, non sarebbe quello di lasciar fluttuare liberamente la propria valuta, ma quello di cercare di pilotare la valuta tra il dollaro e la neovaluta tedesca. Perché quello che non viene considerato è che se l'Italia uscisse volontariamente o per forza maggiore dall'area della valuta unica, questo molto probabilmente coinciderebbe con una implosione complessiva dell'area della valuta unica. E questo genererebbe naturalmente non soltanto una tendenza delle valute deboli a deprezzarsi rispetto alle valute forti, per esempio della nuova valuta italiana, della nuova valuta spagnola a deprezzarsi rispetto alla valuta francese, alla valuta tedesca o alla valuta americana, ma appunto genererebbe una tendenza della valuta tedesca, per esempio una valuta molto forte, ad apprezzarsi anche rispetto ad altre valute forti come quella francese e soprattutto rispetto al dollaro americano. Se così stanno le cose, cioè se ci si trovasse veramente di fronte a una dinamica di questo tipo, che è una dinamica molto probabile, cioè esplode l'euro,
la neovaluta italiana tende a deprezzarsi rispetto un po' a tutti inizialmente, però abbiamo la valuta tedesca che si apprezza rispetto alla valuta americana. Quello che il governo italiano potrebbe tentare di fare è quello di cercare di pilotare la valuta italiana tra la valuta americana e quella tedesca, in modo tale da garantire, per esempio potrebbe agganciare, tentare di agganciare informalmente, impegnarsi ad agganciare la nuova valuta italiana rispetto con la valuta americana. Questo garantirebbe una stabilità del potere d'acquisto rispetto ai prodotti petroliferi e al contempo però garantirebbe quella svalutazione rispetto ad altri concorrenti internazionali sul mercato dei prodotti finiti come la Germania, che è un po' l'effetto desiderato da coloro i quali propugnano l'uscita dall'euro, cioè pilotare la nuova valuta, o meglio agganciare la nuova valuta al dollaro, nell'ipotesi in cui, molto probabile, in cui la valuta tedesca si apprezzi rispetto al dollaro, consentirebbe da un lato di non veder crescere in valore le proprie importazioni e dall'altro invece di poter tentare di sfruttare i vantaggi legati ad una valuta più debole rispetto alla valuta tedesca. Anche al riguardo bisogna tener conto che certo le auto tedesche costerebbero di più, però prodotti provenienti da altri paesi caratterizzati magari da valute più deboli rispetto a quella italiana costerebbero di meno, quindi l'effetto complessivo sul livello dei prezzi è tutto da determinare. Quello che bisognerebbe cercare di fare è impedire che la valuta si deprezzi troppo nel tempo nei confronti del dollaro. Questo è il punto. Bene, ringraziamo Marco Veronese Passarella e gli facciamo i migliori auguri per il futuro, soprattutto per l'anno prossimo, visto che siamo vicini alla fine dell'anno. E ringraziamo per il socio Flavio Ludovichetti alle riprese, da Simone Esposito per Economia per i Cittadini. Arrivederci alla prossima video intervista.